Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, ben svegliati naturalmente. E oggi vi presento una trasmissione che ha l'obiettivo di provare ad aiutare innanzitutto tutti quei cittadini che in un periodo storico come il nostro stanno vivendo un momento di difficoltà, non solo con il lavoro, ma anche per esempio con la casa, con l'affitto o con il pagamento della propria casa popolare, con la volontà magari di riscattarla, o che hanno problemi di sovraindebitamento. Questa trasmissione prende spunto da uno spazio, da un negozio di consulenza che si trova a Rozzano, in provincia di Milano, e che si chiama Cittanova Social Hub. E i due fondatori sono qui in studio con me. Da una parte Francesco Belluscio, ciao, benvenuti Francesco. Ciao, grazie. E benvenuta a Emanuele Desmasio, benvenuta. Grazie, grazie. Allora, in questa mattinata io voglio subito affrontare, andare al tema, d'accordo? Perché Francesco, uno dei fattori di maggiore complessità in questo momento, soprattutto per tante piccole e medie imprese, è per esempio il sovraindebitamento. Però partiamo dall'inizio. Cittanova Social Hub, che cos'è e perché l'hai fondato? Allora, grazie per insomma, ci siamo qui di prima mattina. Cittanova Social Hub finalmente era il soddisfacimento dei miei progetti, che tu sai benissimo, da quasi 15 anni. Finalmente ho creato un contenitore dove posso veramente promuovere quello che è alla base di tutto il mio lavoro professionale, che io chiamerei progetto Bell'Idea. Poi spiegheremo. Poi spiegheremo che cos'è. All'interno del negozio Cittanova, il primo, e poi ne seguiranno anche altro, è un contenitore di consulenti, professionalità di un certo tipo che mi aiutano ad accompagnare a raggiungere quello che è il mio progetto finale. In poche parole, informazione, tutela ed educazione per mettersi in cammino al sicuro e con una giusta pianificazione. Ecco, dico subito, io ho avuto modo, conosco innanzitutto Francesco da tanti anni, ma ho avuto modo di poter più volte visitare il suo negozio e ho potuto verificare che le persone che frequentano questo negozio sono persone assolutamente normali, persone magari che hanno lavori più o meno precari, madri di famiglia, persone che hanno avuto problemi con l'occupazione. C'è insomma tutta quella vasta gamma di persone che appartengono al nostro popolo e che vivono la difficoltà del momento storico. Emanuele, con te voglio affrontare un tema, perché Cittanova nasce, quando noi ne abbiamo parlato, nasce innanzitutto perché vuole fare in modo che le persone, tu mi dicevi, siano indipendenti, imparino ad essere indipendenti. Ecco, mi spieghi questo concetto, cosa vuol dire imparare ad essere indipendenti? Noi ci siamo resi conto che quando abbiamo creato il negozio e la startup che è a capo del negozio, l'obiettivo primordiale era proprio di estrapolare il più grande numero di persone all'assistenzialismo statale, perché questo cronicizza e non rende libero. Poi ovviamente ci siamo resi conto che trattando delle tematiche come il sovraindebitamento, la gente è così condizionata a acquisti frenetici, quindi firmerebbe qualsiasi cosa pur di avere in quel momento un finanziamento, senza tenere conto che una cattiva gestione delle proprie finanze purtroppo cronicizza sia a una dipendenza economica e a un peso comunque che diventa non più sostenibile, e in più, esatto, e in più crea appunto questa necessità poi dell'assistenzialismo, cioè di avere risorse in più, soprattutto quando la gente perde anche il posto di lavoro. Noi spesso abbiamo persone che si rivolgono a noi per aprire un discorso di NASPI, ma poi da lì rimangono dentro una morsa, non riescono a uscire perché sono presi da questo aiuto, da questa, come ti potrei spiegare, dipendenza proprio economica. E questo noi ci siamo resi conto che con gli strumenti che proponiamo c'è la possibilità di rendere autonomo chiunque, riappropriarsi della propria vita. Ecco,
Emanuele, io trovo che questa sia la cosa più importante e vorrei che il pubblico cominciasse a comprendere che questa trasmissione nasce con l'obiettivo di sottrarre tante persone all'ansia, all'angoscia che li pervade a seguito delle proprie posizioni debitorie, per esempio, o a seguito delle proprie difficoltà economiche che sono dipese magari da problemi col lavoro o da problemi che attengono al fatto di non essere proprietari della propria casa. Ecco, Emanuele, che oltretutto Emanuele, io lo dico sempre, tu sei il paradigma della persona, donna, che lavora nel mercato del lavoro italiano, straniera, che arriva dalla Francia, che ha avuto la cittadinanza italiana e che, come dire, costituisce comunque una parte importante del nostro paese, perché col tuo lavoro tu produci ricchezza e sostegno sociale. Quindi credo che sia importante sentire una donna che è esperta di numeri. Però prima di partire con questo racconto, perché queste trasmissioni che noi faremo sono trasmissioni che vogliono essere un aiuto al bisogno, io vi faccio vedere innanzitutto chi sono le persone che frequentano questo negozio finanziario, perché vi dà naturalmente la misura, no? Cioè, come dire, la possibilità di cominciare a vedere che cosa significa avere a che fare con Francesco e con Emanuela. Allora, dico alla regia se possiamo mandare questo contributo e vi presentiamo una delle persone che io ho appunto conosciuto nel negozio di Francesco ed Emanuele. Ecco, signora, perché ha deciso di avvalersi della consulenza di questo ufficio, di questo sportello? Guarda, prima di tutto mi trovo bene. Io ho fatto l'anno scorso il 7.30, poi ho fatto la successione di mio marito perché mi è mancato e poi sono delle persone fantastiche. Proprio ti mettono a tuo agio proprio, che insomma, tipo famiglia. Ecco. Quindi lei si è sentita in qualche modo aiutata, soprattutto nel momento certo, del bisogno? No, aiutatissima, guarda, sono delle persone, guarda, uniche, quelle che posso dire di tutto. Allora, facciamo così, io vado da Emanuele. Emanuele, noi siamo una mattina, questa è l'attività che voi svolgete di solito. Ci sono naturalmente anche persone, no, che lavorano all'interno, quindi cominciamo con te innanzitutto, il tuo nome. Sì, allora io mi chiamo Massara Cinzester, lavoro come consulenza per il CAF e sto studiando anche per quanto riguarda poi diventare anche promotore di assicurazioni. Ecco, Emanuele, la signora dice io vengo qui soprattutto perché trovo un ambiente familiare, cioè le persone che affrontano il tema dei pagamenti piuttosto che della successione, piuttosto che delle assicurazioni, hanno bisogno innanzitutto di trovare un ambiente in cui siano ascoltate, questo è quello che ci ha detto la signora. Sì, confermo, giustamente poi a seconda della tematica c'è sempre il lato emozionale, quindi dobbiamo essere disposti all'ascolto, al sostegno e a dare la giusta informazione. Questo noi ci teniamo perché nasciamo proprio come incubatore per accompagnare le persone, per anche aiutarle a affrontare il percorso loro anche di timore personale, a seconda delle problematiche che affrontiamo, riscontriamo spesso anche gente che hanno bisogno proprio di essere ascoltato. È talmente vero che all'interno del punto negozio abbiamo istituito il famoso sportello ascolto con una psicologa. Tu lo sai, Max, che facciamo anche altre tematiche con il sovraindebitamento, quindi puoi immaginare un pochino lo stato emotivo delle persone. Allora, questo, l'ascolto. L'ascolto. Sì. Ecco, allora chiudo con la signora. Signora, lei si sente evidentemente ascoltata e infatti è, diciamo, serena nel momento in cui entra qui. Bellissima, sono tranquilla. Tranquillo, mi fido tanto di loro. Ok. Allora, signora, perché avete visto? Francesco, una signora così dimostra, no, di aver trovato il vostro ascolto. Mi racconti, quindi in generale, innanzitutto quali sono i servizi principali che vengono chiesti? Cos'è che vi chiede la gente quando arriva in negozio? Innanzitutto vorrei solo anche segnalare che i nostri negozi, noi li chiamiamo punti valoriali, il nostro negozio, è un punto valoriale. Chi entra dentro nel nostro negozio per noi è un valore o da costruire o da difendere. In questo caso qui, persone come la signora o tanti altri entrano perché hanno bisogno di intanto un'informazione basilare fiscale, perché insomma viviamo in un momento che con le politiche sociali
qui c'è un surplus di bonus, però molte volte manca veramente l'informazione adatta per andare a colpire o far risparmiare o a costruire anche queste persone qui, perché come nel caso della signora Spadaro, noi per esempio iniziamo a introdurre alle persone per esempio la cultura del testamento, che in Italia viene visto come una cosa quasi orribile. Mi sembra di vedere quando vendevo le prime polizze vita che la gente faceva i debiti scongiuri. Invece il testamento oleografico è la cosa più semplice, ma è quella più importante per dirimere questioni legali a livello commerciale, parentale o addirittura con lo stesso notaio. Oggi con una piccola scrittura uno può eliminare tantissimi problemi e diventa il primo input veramente patronale, cioè sul patrimonio proprio, perché indica la volontà che poi noi lo portiamo nella polizza vita o eventualmente. Quindi è il primo strumento di tutela se una persona vuole in qualche modo far valere un proprio diritto. Emanuele, le donne che si rivolgono a te, che cosa ti chiedono? Che cosa cercano di ottenere a livello informativo da te? Quali sono i principali servizi che vengono chiesti che vengono posti alla tua attenzione? E soprattutto il sovraindebitamento. Spesso da noi, quando affrontiamo le tematiche di sovraindebitamento, vengono le donne. Infatti spesso Francesco mi ricorda che quando lui faceva parte della Caritas di Rozzano, allo sportello si venivano soltanto le donne, perché c'è comunque un po' questa parte di vergogna. Senti, sovraindebitamento provocato da che cosa? Cioè le persone arrivano e sono sovraindebitate? Per un eccesso di credito, per una male gestione delle proprie finanze. È talmente vero che il sovraindebitamento nasce proprio sul fatto di essere meritevole, cioè il diritto allo sbaglio. Quindi magari è solo, secondo me, un eccesso di credito. Cioè proprio con le carte revolving questo ha implantato il fenomeno. E quindi vengono lì perché realmente sono arrivato a un punto in cui non posso più andare avanti, o perché hanno un'ingiunzione di pagamento, uno sfratto o qualsiasi altri e che psicologicamente non ce la fanno più. Quindi la prima cosa che io ovviamente dico è che questo è un percorso di famiglia, non deve essere affrontato soltanto dalla donna. Però vorrei segnalarti che il professor Yunus, sul quale noi ci ispiriamo tanto con la Grameen Bank, ha incominciato proprio a erogare il credito alle donne, perché sempre c'è proprio dentro la donna questo lato di orgoglio di portare avanti un impegno preso. L'uomo magari si nasconde un po' di più, ma io vedo che in un nucleo familiare comunque la donna è sempre la prima in avanti a farsi avanti carico della gestione del bilancio familiare. Ecco, Francesco, quello che voi avete scoperto e state scoprendo a tutti gli effetti è che dentro le famiglie si creano in talune circostanze anche delle dinamiche di relazioni difficili provocate da queste condizioni di sovraindebitamento di cui molti non si accorgono. Tra poco, dopo la pubblicità, noi tratteremo e sentiremo anche una psicologa. Una battuta al volo su questo, poi ci ritorniamo. Una battuta al volo, che molte volte poi il dramma è che all'interno della famiglia trasmettono ai figli questo modus, il famoso coazione a ripetere. Alla fine cioè, non sono solo i genitori che deragliano, ma poi anche i figli che vanno fuori o dentro portano avanti queste tematiche. Quindi gli errori dei genitori si replicano, al che noi abbiamo capito e ci siamo serviti veramente, abbiamo chiesto aiuto alla dottoressa Capurso. Perché... Allora, la sentiremo tra poco, adesso facciamo un attimo di pubblicità, la dottoressa Simona Capurso, che è una psicologa del lavoro, che ci racconterà in che cosa consiste il suo lavoro. Un po' di pubblicità. Nuovo buongiorno in questa mattinata di metà settimana. Allora, stavamo parlando di quanto il sovraindebitamento, a volte in modo persino occulto, nel senso che a volte le famiglie sono indotte al consumo e attraverso le carte revolving di cui parlava un attimo fa Emanuele Desmasio, che noi abbiamo scoperto che molte famiglie finiscono con l'avere una serie di debiti a cui non riescono più ad ottemperare. E questo naturalmente genera una serie di
problematiche, lo diceva un attimo Francesco. Una paura proprio congenita. Nel nostro territorio, che era un territorio di speranza negli anni 60-70, poi di consolidamento per il reddito che aumentava, improvvisamente siamo piombati a Rozzano, proprio noi lo stiamo studiando da anni, in un clima di vera e propria paura, cioè la gente non riusciamo più a tenerla per pianificare quello che è poi il loro futuro. E allora abbiamo pensato di chiedere aiuto, perché... Allora, questo Max dovrebbe essere, per riagganciarmi a scuola che dice Francesco, noi nasciamo anche per indicare un nuovo modello di vita. Perché si può ripianificare e ripartire da zero. Si può ripartire da zero. Direi che questo è il periodo storico in cui questo tema è centrale. Il senso di questa trasmissione nasce proprio attorno a questo problema. Allora, chiedo alla regia, facciamo sentire la dottoressa Simona Capurso, che è una psicologa del lavoro, che ci introduce proprio al lavoro che fa una psicologa nello sportello, negli uffici, nel negozio di Città Nova. Sentiamo come ci spiega il lavoro che fa una psicoterapeuta, una psicologa. Allora, intanto sono aspetti fondamentali e principali che la persona deve superare per poter entrare in un negozio di questo tipo, perché chiaramente esporre tematiche così personali e private ad estranei non è mai un elemento semplice. L'aspetto positivo è che qui si lavora molto per creare empatia e mettere a proprio agio le persone e generare veramente un rapporto bidirezionale, dove le persone si sentono libere di esprimere i propri problemi finanziari e dove trovano un supporto e qualcuno disposto ad ascoltarli. Quali sono le caratteristiche che secondo lei deve avere una persona che si relazioni con questo genere di pubblico? Sicuramente deve avere delle caratteristiche particolari come l'ascolto, la capacità di ascoltare, la vera esigenza che sta alla base, perché di solito chi entra in questo negozio porta prevalentemente una necessità finanziaria, che può essere anche semplicemente la necessità di compilare un 730 o comunque una documentazione, però poi da lì ne escono una serie di elementi un po' più sotterranei che invece vanno proprio a toccare la parte più profonda della persona. Quindi sicuramente la capacità di ascolto, ma anche la capacità di indirizzare poi chi si ha di fronte verso il giusto professionista. Allora, Emanuele, dottoressa Capurso ci ha introdotti all'aspetto relazionale, no? L'aspetto emotivo, le esigenze che a un certo punto emergono, perché chi entra in uno sportello e ha bisogno di essere aiutato perché magari ha una serie di debiti, ovviamente cerca innanzitutto il denaro che gli manca, questo è il primo bisogno, ma c'è dell'altro, c'è un aspetto emotivo di cui spesso non si parla. Ecco, a proposito di questo, no? Quanto conta, soprattutto per le donne, l'emotività nel momento in cui si arriva a parlare di soldi o si pone la questione di un bisogno di soldi? Arrivano proprio con molta umiltà, infatti loro si aspettano e noi proviamo, non giudichiamo quando la persona si apre a noi. Noi siamo proprio sull'ascolto, non c'è giudizio e le mettiamo subito a loro agio, avete il diritto allo sbaglio, quindi l'importante è prenderne consapevolezza e fare in modo, cioè di attuare il percorso di cambiamento che è importante. Sicuramente io durante i colloqui che posso avere con la persona, secondo se è più aperto o più chiusa, posso poi sentire che ha un bisogno concreto di avere un sostegno psicologico, perché la paura è tanta, già devono affrontare il fallimento personale, che non è cosa da tutti, cioè da poco. Ammettere di aver commesso degli errori, cioè davanti anche ai propri figli, che spesso si nasconde anche per timore di un giudizio negativo, quindi proviamo realmente a metterli a loro agio, a farli capire che non c'è vergogna nel aver sbagliato, l'importante è prenderne coscienza e soprattutto accettare eventualmente un percorso che io non posso fare io personalmente a livello psicologico, perché a parte che non ho
i diplomi per quello, ma poi è troppo pesante anche per me, io devo aiutare diversamente. Ecco da lì perché nasce lo sport e lo psicologico, certo, con la Simona. La sentiremo ancora tra poco. Francesco, prima però a te pongo una riflessione di merito. L'idea di questo negozio, l'idea di aiutare le persone, nasce da alcune figure di riferimento a cui tu ti ispiri, no? Tra questi tu spesso mi citi fratello Ettore, che è una di quelle figure da cui tu trai spunto e vocazione per sostenere un bisogno. Sì, perché lui era uno di quelli che incitava molto le persone a ribellarsi al proprio destino. Io mi ricordo la frase, diceva sempre: voi non siete malati, siete solo sfortunati, perciò dovete ridare dignità al vostro vivere. Noi in Cittanova, in questo caso, io il fatto che noi vogliamo renderne un punto valoriale, cioè per noi tutte le persone, anche quelli che sbagliano, che cadono, quelli che hanno un capitale da difendere, sono delle persone da difendere. Siamo in grado di metterli in sicurezza e di indicare la strada, perché il nostro segreto, secondo me, la nostra proprietà intellettuale è proprio nell'informare, affiancare come tutela legale, perché lo faccio come Libas consumatore, e poi indicare la strada per rimettersi in cammino. Questo mi porta all'idea che il nostro centro CAF si ispira a Enrico Mattei, cioè il fatto di l'ingegno e il fatto di vedere possibilità dove gli altri non ne vedono. Ecco, scusami Francesco, no, perché su questo tu parli spesso di difesa e costruzione dei beni primari. Sì. Cosa significa? Perché nell'educazione noi possiamo a chiunque, usando gli strumenti che ci sono, che poi parleremo nelle prossime puntate, di mettere al sicuro i propri beni primari, che sono molte volte la causa del depauperamento economico, perché il mutuo in Italia viene vissuto come un dramma, cioè ragazzi che appena si sposano con 240.000 euro di mutuo sulle spalle, cioè sono praticamente fuori dal mercato. Al primo sinistro, incidente, evento positivo, cioè un figlio o qualcosa, si spezzano e ne abbiamo. Invece noi indichiamo queste cose, si possono ottenere e difenderle in un modo come col nostro progetto Bell'Idea, cioè beni primari, casa, pensione, salute. E attenzione che in questo percorso c'è uno strumento molto importante che in Italia si usa poco, che è la nuda proprietà, che è invece uno strumento molto importante per sottrarre tante persone anziane dall'assistenza sociale. Allora, anche sulla nuda proprietà torneremo poi la prossima settimana. Però torniamo in questo momento al tema di cui stavamo parlando prima, dell'emotività. Vi faccio sentire a questo proposito di nuovo la dottoressa Simona Capurso a proposito dell'emotività maschile e femminile. Considera opportuno usare un certo tipo di strategia nel momento in cui ci si pone in relazione con un soggetto del genere? Il primo incontro avviene con gli operatori di questo negozio e quindi si inizia a trattare una tematica, come dicevo, fiscale. Dopodiché però loro, con la loro sensibilità, quando si rendono conto che dietro la persona invece ha bisogno di un altro tipo di supporto, allora vengono poi indirizzate a supporto psicologico, in particolare a me, e a quel punto cerchiamo di instaurare invece tutto un altro tipo di discorso, no? Che va oltre il tema fiscale, finanziario, nel quale io non entro, ma invece si va a lavorare sui comportamenti, quindi il comportamento e l'economia legata proprio al comportamento e la gestione economica, ecco, della come persona. Entra in relazione con loro, cioè come trasferisce poi questo genere di, definiamola, educazione al comportamento? Sicuramente è un percorso che non è facile da instaurare, perché chi entra qui non ha da subito la disponibilità di andare a lavorare su di sé, ha un problema economico, ed è un problema che vuole risolvere velocemente, no? Perché quando entra qui è perché ormai ha già ricevuto numerosi solleciti e quindi è spaventato, non sa come muoversi, non sa come organizzarsi, per cui velocemente vorrebbe risolvere. I miei colleghi danno un supporto per risolvere la situazione, però di fatto se poi non si lavora alla base del comportamento, queste problematiche tornano fuori. Quindi è necessario instaurare un percorso
di supporto psicologico puro, che può durare nel tempo perché dipende da quanto la persona è disposta a lavorare su di sé, e insieme alle persone che io incontro si va proprio a lavorare sul cambiamento del comportamento nella gestione economica, quindi andare a riconoscere anche quello che sono i propri reali bisogni, le proprie necessità, e andare proprio a lavorare sul cambiamento, che non è mai veloce, immediato e neanche semplice, no? Uomo e donna reagiscono allo stesso modo? No, uomo e donna non reagiscono allo stesso modo, ci sono delle differenze legate soprattutto all'emotività, agli aspetti emotivi, e soprattutto anche legate al fatto che quanto la persona è disposta a farsi aiutare dall'altro, no? Quindi a volte la donna che incontra uno psicologo donna che la può supportare, può entrare anche molto in relazione, no? Su tante tematiche, si sente più facilitata nell'esporre i propri comportamenti. Comportamenti. Gli uomini forse hanno qualche reticenza in più, però poi devo dire che si lasciano guidare, si lasciano andare. La difficoltà vera è superare lo scoglio, cioè capire che non è soltanto, qui non possiamo dare soltanto un aiuto economico a risolvere una problematica che magari si trascina nel tempo e che non è stata gestita, perché per lo più si vedono queste situazioni, ma bisogna lavorare poi anche sul comportamento della persona. Lavorare sul comportamento della persona. Ecco, in questa prima puntata abbiamo voluto concentrarci innanzitutto su capire che cosa significa il lavoro di Francesco e di Emanuela. Abbiamo meno di un minuto. Francesco, a chiudere, il significato quindi del rivolgersi al tuo sportello. Il significato che vogliamo lanciare, io lo sai che è da anni che... E comunque oggi esiste la possibilità di creare un'economia alternativa, diversa, dove i soggetti sono attivi e non passivi. Questo è un comportamento che attraverso la nostra tecnica educazione chiunque può attingere. L'unica cosa, ripeto, è vanno aiutati, ma poi noi abbiamo questo vincolo morale, vanno indicati ed educati a non sbagliare più. Noi siamo in grado di fare con chiunque. Un vincolo morale, dice Francesco Emanuele, quindi in qualche modo un impegno ad aiutare le persone a comprendere di sé anche eventuali errori. Sì, io direi anche che lascerei piuttosto anche con un quesito: ma che tipo di economia vogliamo lasciare ai nostri figli? Wow. Che tipo, parte di qua. Che tipo di economia vogliamo lasciare ai nostri figli? Di questo parleremo la prossima settimana. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, grazie a Francesco Beluccio. Grazie Max, grazie e buona giornata a tutti. Buona giornata. Arrivederci.